Benvenuti in studio per una nuova puntata di A Tu per Tu. Diamo il nostro benvenuto all'ospite di oggi, il maestro Lorenzo Meraviglia. Benvenuto. Buongiorno. Soli 22 anni, già una grande passione che coltivi da quando hai solo 5 anni, sto parlando ovviamente del violino che hai insieme a te, appunto una passione che nasce da molto molto lontano, quindi, vero? È una passione veramente che esce un po' proprio dal parterre culturale della nostra famiglia. Infatti mia mamma è diplomata in pianoforte e mio fratello studiava con lei. Appunto, dicevo poco fa, avevi solo 5 anni quando hai iniziato a avvicinarti a questo strumento e dopodiché la tua carriera ha preso subito il via. Infatti a 18 anni ti sei diplomato al Conservatorio Verdi di Milano prima ancora di prendere la maturità al liceo, quindi anche questa diciamo è un'anomalia molto particolare, e a 19 anni sei diventato anche subito primo violino, quindi insomma hai avuto una carriera molto rapida che ti ha portato poi fino ad oggi, ricordiamo appunto hai solo 22 anni. È proprio vero, diciamo che possiamo quasi parlare di un'escalation, però in questo caso è un'escalation piacevole perché si parla dei miei studi, una cosa molto importante per me. Io ho alternato per un certo periodo gli studi classici del liceo, a quale mi sono diplomato con 100 su 100, molto importanti quindi per me, invece a quelli di conservatoriale, proprio di violino, e quelli diciamo non importanti, di più. E quindi a questo, uscendo dal conservatorio, mi sono poi avvicinato a quella che è l'Accademia Concertante d'Archi di Milano, un'associazione che opera da oltre 30 anni e che dà ai giovani come me l'opportunità di suonare degli strumenti fantastici come questo. Appunto, strumenti fantastici proprio perché tu sei uno dei protagonisti di un importante progetto, si chiama Uno Stradivari per la Gente, propone circa 100 concerti all'anno su tutto il territorio nazionale e difatti con questo progetto hai fatto tappa anche a San Vittore Olona, che tra l'altro è la tua città di nascita, di appartenenza, ed appunto questo progetto consente di suonare degli strumenti di grandissimo valore al pubblico. Non a caso lo strumento che hai tra le mani è del 1667, quindi ha veramente un grandissimo valore, anche per noi un onore poterlo avere in studio insieme a te. È proprio vero, infatti a San Vittore Olona c'è stata un'accoglienza calorosissima. Questo strumento è stato un po' il mio biglietto da visita per riavvicinarmi un po' ai miei compaesani e dire: guardate, mi avete visto a 5-6 anni quando studiavo, adesso ne ho 22 e suono uno strumento del genere. Appunto, soffermiamoci per un attimo su questo strumento. Ovviamente sono strumenti di grandissimo valore, sono circa una cinquantina gli Stradivari ancora presenti in tutto il mondo che vengono appunto suonati e generalmente fanno parte proprio di collezioni private. Strumenti ovviamente di grande valore, questo è assicurato per circa 10 milioni di euro, quindi comunque immagino sia anche un grandissimo onore per te avere la possibilità di suonare uno strumento così prezioso. È un onore, un onere, entrambi grandissimi. Onere perché questo strumento mi obbliga ad avere certi protocolli abbastanza rigidi, soprattutto riguardo alla sua sicurezza. Infatti ogni mio concerto ha bisogno di una struttura di sicurezza, degli bodyguard veri e propri che si preoccupino dello strumento e non del violinista. Però è anche un grandissimo onore perché suonare uno strumento come questo mi permette di parlare direttamente ai cuori delle persone senza soffermarsi a altre cose come uno strumento moderno, tipo la fatica del violinista ti obbliga a fare. Appunto, uno strumento moderno, quali sono, ovviamente molto rapidamente perché immagino potremmo parlarne per molto tempo, le principali differenze tra un violino quindi nuovo che si può acquistare oggi in un negozio appunto di strumenti musicali rispetto a un violino che ha quindi questa storicità e che è stato immagino suonato da mani differenti, da appunto musicisti differenti nel corso del tempo? Beh, allora, strutturalmente un violino odierno, costruito poc'anzi da uno dei maestri liutai di Cremona, e uno Stradivari non hanno grandissime differenze. Quella che è la maggiore differenza è proprio l'agente principale che è intervenuto in questi 200, 300, 400 anni, che è il tempo.
Il tempo ha avuto una funzione fondamentale su questi strumenti, si è quindi intervallato con quella che è la funzione del violinista stesso, cioè suonare questi strumenti. Grazie quindi a tempo, violinisti, lo strumento, il legno che compone questo strumento, ha potuto proprio diventare un materiale sonoro, quindi che possa produrre delle emozioni più che delle onde sonore. Invece uno strumento moderno, quindi costruito veramente poco tempo fa, ma anche 15 anni fa, proprio ha bisogno di più forza, di più intensità, di un violinista che gli chieda molto di più, che faccia uscire da questo strumento più suono proprio, vero e proprio. Infatti, proprio come peso parliamo di due strumenti, l'uno molto più leggero come lo Stradivari e uno strumento moderno che può pesare anche il doppio. Se quindi l'elemento fondamentale è il tempo, affiancato poi dal fatto che molte mani differenti tra di loro lo abbiano suonato, immagino che ogni strumento diventi unico, quindi in realtà ogni violino, anche ogni Stradivari, può poi regalare una sonorità differente rispetto ad altri violini. È proprio vero. Devo essere sincero, a me piace pensare un po' al legno come un registratore ante litteram. Cosa intendo con ciò? Questi violini, appunto, essendo composti dal legno, quindi da un materiale biologico, hanno un po' registrato tutte quelle onde sonore che sono state prodotte dai violinisti in questi 200-300 anni. E quindi un po' quando io suono, io sento come se stesse suonando magari la violinista che l'ha suonato 50 anni fa. E quindi grazie a questi strumenti io posso far rivivere dei violinisti ormai defunti, deceduti. Anche perché i violini sono stati ovviamente costruiti e realizzati in epoche diverse, quindi forse anche per rispondere a delle esigenze musicali del momento che appunto sono cambiate molto nel corso del tempo, nel corso degli anni. È una cosa veramente giusta, infatti io quando devo scegliere proprio un programma musicale mi baso su due variabili che sono la prima il pubblico e la seconda il tipo di strumento che avrò per quella serata. Se io avrò uno strumento costruito nel Settecento, utilizzerò un repertorio che è stato pensato proprio in quel periodo storico. Se invece avrò uno strumento più moderno, potrò avere altri tipi di brani in programma, che richiedono altre qualità a quello strumento. Ed ancora immagino che proprio per queste stesse ragioni sia per te importante entrare in contatto, conoscere ogni singolo strumento, in un certo senso familiarizzare con lo strumento, proprio perché ogni strumento ha una diversa sonorità, quindi anche per te deve cambiare il modo di suonare, di approcciarti al violino stesso. Esattamente, infatti quando scelgo proprio ogni strumento per una determinata serata bisogna avere molta attenzione a dove si suona, per chi si suona, con chi si suona e cosa si suona. Quindi ci sono tantissime variabili e devo essere sincero, sono molto fortunato perché in questo momento ho in custodia due strumenti fantastici, due Stradivari, l'uno l'Antonio Stradivari 1667 che ho qui e l'altro l'Omobono Stradivari del 1730. Questi due strumenti, dalla fattura eccezionale, mi permettono di suonare in qualsiasi occasione. Appunto, dicevamo, un progetto che desidera portare la musica, in questo caso gli Stradivari, in giro per l'Italia. Da dove è nata questa idea e qual è stata fino ad oggi la risposta del pubblico? Proprio perché diciamo, l'obiettivo è quello di avvicinare questi strumenti, questo tipo di musica, anche alla gente comune, non soltanto ad appassionati e a studiosi di musica, di violino. Beh, allora, il nostro progetto, che è attivo ormai da quasi 15 anni, si propone di portare proprio la voce di questi strumenti a un pubblico indistinto. Parliamo infatti negli anni passati di all'incirca 400.000 persone di pubblico complessivo. Infatti si parla di quasi 100 appuntamenti all'anno, quindi una quantità di concerti incommensurabile.
Questi strumenti hanno quindi potuto suonare per un pubblico vastissimo in tutte le parti d'Italia, ma non soltanto, sì, altri artisti, ma anche me, hanno avuto l'opportunità di portare la voce di questi strumenti in paesi internazionali, Malta, gli Stati Uniti d'America, il Canada, gli Emirati Arabi Uniti. Io personalmente, da quando suono questi strumenti, sono stato a Malta, Stati Uniti e appunto a Dubai. E il prossimo 25 ottobre noi saremo proprio nel Tempio della Musica newyorkese, la Carnegie Hall. Ed appunto qual è la risposta italiana rispetto agli altri paesi? Dato che appunto stiamo parlando di strumenti così particolari, immagino che il pubblico, non soltanto quello italiano, non sia abituato ad ascoltare una musica che ha una storicità così importante. Beh, quando si parla di uno Stradivario per la gente, ci piace proprio comunicare con il cuore delle persone. Questo è quindi un tipo di materiale sonoro che giunge un po' indistintamente, però come viene accolto è una cosa molto interessante. In America c'è un entusiasmo quasi incontenibile, in Italia questo è un po' più strutturalizzato, diciamo così, però riesce ad esplodere veramente perché noi vogliamo comunicare direttamente alle persone senza avere dei tramite. Immagino sia forse anche perché in Italia vi è una cultura più radicata, non soltanto della musica, comunque a 360 gradi. Poco prima di entrare in studio mi dicevi che tu hai anche tante altre passioni, ad esempio la fotografia. Questo proprio perché avere uno sguardo ampio su tutto ciò che è cultura, che è sapere, consente anche poi di migliorare la qualità del suono, ed immagino questo poi riguardi anche lo spettatore, che più è acculturato, più è capace di lasciarsi coinvolgere totalmente dalla musica. Beh, noi siamo italiani, siamo artisti e tutto il mondo un po' ci invidia, certo, per questo. Quando siamo stati in America e abbiamo detto: guardate, questo violino ha quasi 400 anni e loro nel 1667 non so bene a che punto di sviluppo fossero, certo, però certamente non costruivano strumenti di questa fattura. E quindi essere italiani nel mondo significa essere portatori di un certo tipo di cultura e quindi, come dicevi poc'anzi, radicata nel nostro modo di pensare, che va esportata e che ci permette di avere quel quid in più che dice: gli artisti italiani sono il migliore nel mondo. Certo, abbiamo una storia più lunga, quindi siamo abituati a volgere lo sguardo verso un passato molto lontano. All'estero questo non accade sempre, proprio perché la storicità dei paesi è differente. È proprio vero. Bene, allora, dopo questa lunga chiacchierata direi che ci meritiamo di ascoltare un brano. Prima di tutto inizierei, se sei d'accordo, proponendo un piccolo stralcio del concerto che hai appunto proposto da pochi giorni, da pochissimo, a San Vittore Olona. Poi rientriamo in studio e a questo punto lasciamo a te lo studio proprio per farti suonare in diretta per i nostri telespettatori un brano. Grazie. Bene, allora iniziamo a guardare uno stralcio del concerto che è stato proposto a San Vittore Olona. Thank you.
Ti ringrazio quindi tantissimo per questa chiacchierata e soprattutto per questa emozionante esibizione. Speriamo di riaverti in studio al più presto per parlare ancora del tuo progetto e di tutti questi tuoi viaggi che stanno portando la musica italiana nel mondo. Grazie mille, è stato un onore incommensurabile e suonare per voi questo strumento non può che farmi solo piacere. Grazie, grazie ancora, grazie a voi da casa e ovviamente alla prossima puntata di A Tu per Tu. Arrivederci.